Ciao Sergio, ciao followers, bentornati su Sky Planet, l'unico canale che... Ma avete visto? Cioè, dico, avete visto? Era il 2006 quando esordiva su internet e sul CD allegato con le riviste di videogiochi il primo teaser di Final Fantasy VS 13. Ancora ricordo l'epistassi che mi ha provocato. E dopo rinvii, modifica del progetto, cancellazione del progetto e rassegnazione generale, finalmente Final Fantasy XV, il nuovo nome di quel progetto, è disponibile dal 29 novembre per PS4 e Xbox One, ed eccoci pronti a recensirlo. Ma non prima di qualche secondo di pianto ed emozioni generali. Prego. La trama di questo Final Fantasy è un classico. Chi segue la serie dal primo episodio dell'87 sa che i filoni narrativi si distinguono in grave e oscura minaccia che attanaglia il mondo, scontro tra due paesi che rischia di schiacciare uno o più paesi neutrali che trasmuta all'improvviso in grave e oscura minaccia che attanaglia il mondo. E qui ci ritroviamo nella seconda possibile opzione. Noctis Lucis Caelum, ultimo principe del regno di Lucis, viene promesso in sposa a Lady Lunafreya di Tenebre, regno assoggettato all'impero di Niflheim, con lo scopo di negoziare un armistizio tra i due paesi. A pochi giorni dalla firma del trattato, Noct lascia la capitale con tre suoi amici per raggiungere il luogo della cerimonia, ma nel frattempo l'impero di Niflheim rivela il suo tradimento e inizia l'invasione. Sfollato e sconcertato nel sentire annunciate alla radio la sua morte, quella di suo padre e della sua promessa sposa, il principe può fare affidamento solo sui suoi amici mentre avanza in un turbine di spiacevoli eventi e giochi di potere pericolosi. Il gioco utilizza il motore grafico Crystal Pulse, ideato proprio dalla Square Enix già per la trilogia di Final Fantasy XIII e Dragon Quest X. Ha una risoluzione di 1080p su Xbox One, PS4 e sulla giovanissima PS4 Pro e un blocco a 30 fps. Tuttavia, un problema sul refreshing dei fotogrammi, che sembrerebbe accentuato sulla versione classica della console ammiraglia di Sony, porterebbe Xbox One ad essere la scelta migliore con cui godere di questo gioco, anche se per differenze minime di prestazione. La caratterizzazione dei personaggi non è tra le più complesse dell'universo Final Fantasy. Difatti è più concentrata sul principe, rendendo Gladio, Ignis e Prompto dei personaggi ausiliari senza passato né misteri. I paesaggi e le ambientazioni sono davvero fenomenali, un qualcosa di mai visto sia in termini di rendering sia in termini di effetti luminosi, ancor meglio ammirabili con un televisore High Dynamic Range, per cui se non l'avete ancora, avete sbagliato acquisto, porca miseria, ma non nel senso del gioco, nel senso della TV, andate a comprare un High Dynamic Range subito, tanto noi lo sappiamo che avete preso la tredicesima, su! Riguardo al gameplay e al sistema di combattimento, le promesse fatte dagli sviluppatori anni fa sono state mantenute. Final Fantasy XV adotta un sistema di combattimento molto simile a Kingdom Hearts. Controlleremo attivamente solo Noctis, così come succedeva con Sora, mentre i nostri compagni attaccheranno il nemico autonomamente, seguendo unendosi al nostro personaggio in attacchi ausiliari, così come Pippo e Paperino. Noctis avrà a disposizione un arsenale molto vasto tra spade, alabarde e pistole, e ne scatenerà la potenza nella tecnica speciale Panoplia. È presente anche un'interessante modalità di sintetizzazione delle magie, che richiama molto la creazione dei cocktail, ma la vera ciliegina sulla torta sono le summon. Non disponibili a comando, difatti vanno soddisfatte alcune condizioni, ma quando si manifestano... Essendo Noctis e i suoi amici dei fuggitivi, quando affronteremo dei mostri o vagabonderemo per il continente di Eos, saremo intercettati dai soldati imperiali che potranno dare anche manforte ai nemici naturali della zona. Insomma, una bella gatta da pelare, soprattutto nelle fasi preliminari della sessione di gioco. Ma con un po' di leveling li facciamo diventare ragù. Scusate, siamo o non siamo dei giocatori di Final Fantasy? Trama emozionante e suggestiva, ambientazioni e scenografie da capogiro, fight system non proprio innovativo ma efficace, e una longevità medio-alta con più di 60 ore tra main quest e più di 100 missioni secondarie, che dire, ne è valsa la pena aspettare tutti questi anni? Io dico di sì.
Questo era Final Fantasy XV che tanto abbiamo sognato e tanto abbiamo desiderato. Come sempre spero di essere stato chiaro ed esauriente e ringrazio tutti voi per l'attenzione. Non dimenticare di lasciare un like e una vostra opinione. Al prossimo video!